Massimo, sgombriamo subito il campo dagli equivoci. Questa non vuole essere un'intervista per tracciare dei bilanci, perché c'è una, almeno due partite importanti da giocare. Probabilmente questa è la settimana più importante degli ultimi 5 anni della Rainante Scamogli. Però facciamo un piccolo passo indietro e proviamo a riavvolgere il nastro e raccontare questi 5 anni nei quali hai guidato la società con dei collaboratori, senza fare il passo più lungo della gamba, ricostruendo una bella base importante di un gruppo di ragazzi che tengono questa calottina, che possono giocare in una cornice che in Italia, ma anche in Europa, veramente pochissime squadre hanno. Ma la storia è cominciata 5 anni fa, quando con un gruppo di amici abbiamo preso la società che aveva qualche problema. Tutto è cominciato come un gioco, e adagio adagio abbiamo passo passo, con, come dicevi te, con piccoli passi, siamo arrivati inaspettatamente a queste due partite di cui stavi parlando. Inaspettatamente nel senso che non pensavamo quest'anno di arrivare alla finale playoff, il traguardo era quello di arrivare ai playoff, e adesso siamo qua, balliamo, andiamo fino in fondo, vediamo cosa succede. E sono molto orgoglioso sia dei amici che hanno condiviso con me questi anni, sia di questo allenatore che ci sta dando una grossa mano, e di questi ragazzi di cui non posso dire niente, perché la maggior parte sono cresciuti qua e quindi stanno facendo più di qualsiasi cosa avessimo pensato. Ecco, questa è stata un'annata molto particolare, nella quale la squadra in casa non ha mai perso la vittoria della regular season con il record di punti nella tua gestione, però probabilmente la soddisfazione più grande è stata rivedere la cornice di pubblico che tu da giocatore avevi già potuto ammirare, che c'è stata in queste due partite di playoff, che naturalmente ci aspettiamo anche in gara 1 contro il Palermo. È questa la vittoria più bella? Sicuramente, io ho giocato tanti anni qua e un tempo per la pallanuoto ligure in particolare era abbastanza normale questa tipo di avvicinamento alla squadra come pubblico. Adesso non è più così in molte altre società. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto un anno eccezionale già nelle partite normali della regular season, e direi che adesso nei playoff abbiamo un riscontro da parte del paese veramente eccezionale, che dobbiamo contare qual è la capienza massima dell'impianto per purtroppo rischiare di lasciare qualcuno fuori. Facciamo anche allora una piccola parentesi personale, perché chiaramente quando con il gruppo dei tuoi collaboratori avete preso la società, siete entrati in questa nuova avventura, chiaramente inevitabilmente c'era anche qualche problema, e questo ripaga un po' tutti i sacrifici fatti in questi anni, questa boccata d'ossigeno, questo entusiasmo che si respira anche nelle vie di Camogli. La gente è desiderosa di vedere la partita di sabato, è partito un conto alla rovescia come forse non si vedeva da anni. Con gli amici lo ripetiamo continuamente, ogni giorno c'è un problema nuovo, però se ci guardiamo indietro, appunto, di cosa abbiamo fatto in questi 5 anni, ci accorgiamo di quello delle cose, e non piccole cose, che abbiamo fatto, e queste sono soddisfazioni che ci permettono di continuare ad andare avanti. Adesso Palermo, che è una squadra chiaramente costruita per vincere, che verrà a Camogli per vincere, che ha come obiettivo quello di andare in A1, però la Giuva ha dimostrato più volte di poter dare una mano alla squadra. Ti chiedo, da sportivo, che partita ti aspetti? Io spero di vedere una partita come le ultime partite che abbiamo fatto nei playoff, con lo stesso impegno, con la stessa intensità, con la stessa grinta. E poi è chiaro che speriamo di portare a casa il risultato e un'eventuale promozione, è inutile dirlo, però l'importante è che la strada sia questa. Poi se dovessimo perdere da una squadra più forte, onore a chi vincerà. Hai parlato più volte dei giovani che, per come ovviamente si può vivere la pallanuoto oggigiorno, sono molto importanti, crescere proprio anche un legame, quell'amore verso quella calottina che si rappresenta. Allora, in questo senso, questo è stato un anno molto importante, perché in un gruppo di ragazzi che giocavano già insieme da diversi anni sono stati inseriti con grande costanza nelle rotazioni dei Temellini dei ragazzi che si stanno formando molto bene e che hanno Camogli tatuato sulla pelle. Sì, abbiamo in prima squadra, in pianta stabile, 7-8 ragazzi che hanno meno di 20 anni. L'allenatore è stato bravissimo a integrarli, ma non facendogli fare piccoli minutaggi, ma sono parte integrante della squadra, e hanno dato un supporto molto importante in tutto il campionato e ancora di più nei playoff.
So che stai già lavorando per il futuro, perché chiaramente il mondo dello sport corre molto in fretta, qualsiasi sarà il risultato della finale, e sabato la società lancerà la possibilità di sostenere concretamente, con quelle che sono le possibilità ovviamente di ciascun individuo, la società Radenanti Scamogli, perché queste partite diventino normalità e perché continui a esserci sempre più entusiasmo attorno ai ragazzi e alla squadra. Beh, la Rari è di proprietà della città di Camogli, c'è poco da fare, noi dobbiamo unirci sempre di più al paese e cercare di avere supporto da loro, perché se la Rari va bene è perché il paese ci dà e ci darà una grossa mano, nel senso solo così possiamo pensare di andare avanti in un momento storico di cui parlavi prima, che è sempre va tutto a velocità della luce e è sempre più difficile andare avanti. Allora Massimo, non facciamo ovviamente grossi proclami perché non è nel tuo stile, e questo direi che ti fa soltanto che onore, però la promessa è di ritrovarci qui magari tra 2 settimane a commentare, chissà. Sì, passiamo questa partita come abbiamo sempre fatto e poi vedremo prima della trasferta di Palermo di fare già un piccoli bilanci quotidiani. Grazie. Grazie a te.